Anzi, hai già iniziato. Ho già iniziato. Hai già iniziato perché uno dei motivi perché siete qua insieme è perché tu arrivi e a Sampa quando entri in comunità non vieni lasciato solo, giusto? No, non vieni lasciato da hai solo. Hai un angelo custode. Esatto. Hai questo angelo custode che è la ragazza che ti segue, quindi tu sei sempre al suo fianco. E io avevo questo angelo custode che è una ragazza che ha già finito il percorso, è a casa, e dopo 6 mesi decidono di farmi seguire appunto dalla Silvia. Quindi i primi 6 mesi li fai con un'altra ragazza, esatto. Poi dopo 6 mesi lei diventa il tuo angelo custode. Esatto. Ok. Sì, sì, sì. E dai, col tuo angelo custode parli, esprimi tutto quello che ti senti, tutte le sensazioni, tutte le rotture di balle, perché comunque sia sentirsi dire anche un po' come sei fatto, come non sei fatto, come dovresti essere, quello che sbagli soprattutto è una rosicata continua. E quindi dai, non è proprio facile il rapporto, soprattutto tra ragazze con la quale non l'hai mai avuto comunque, perché sì, fuori ci avevi l'amica che era la compagna di merende, andavi a fare tutta la sera, poi la mattina ciao, tanti auguri e grazie. E stare a stretto contatto con ragazze che ti dicono quello che non va bene di te, ma che in un certo senso, cioè sembra un controsenso, però ti aiuta a crescere, a cambiare, certo. A modificare comunque dei lati caratteriali, personali, è tanta roba, cioè è difficile, ma è una crescita continua e qui è un continuo crescere. E è impegnativo, perché è impegnativo, però poi adesso che ci penso è bello, è bellissimo. Infatti io sono stracontenta di aver deciso di venire a Sampa, non smetterò mai di ringraziare il giorno, e prima non lo facevo, appunto, di aver fatto l'incidente e i miei genitori, soprattutto la mia associazione, di aver deciso proprio di farmi entrare, perché senza di loro io chissà se c'ero ancora, dove ero, cosa stavo facendo. Chissà. Non saprei. Non e come era lei dopo 6 mesi? Oggi. Grazie.